con l'obiettivo di ottimizzare risorse e servizi, anche sulla scia di un percorso nazionale che vede la pubblica amministrazione sempre più attenta alle esigenze del cittadino utente, la provincia di Pesaro e Urbino ha avviato una modifica della propria struttura organizzativa a pochi mesi di distanza dall'insediamento della nuova giunta. Ma è un atto molto importante questo che abbiamo presentato questa mattina. Riorganizzare la macchina amministrativa significa dare gambe alle idee che la nuova pubblica amministrazione ha. E a pochi mesi dal nuovo insediamento abbiamo avviato una vera e propria riforma che tende a velocizzare e snellire ulteriormente le procedure, tende a in qualche modo legare l'impostazione della pubblica amministrazione alle caratteristiche del nuovo presidente, della nuova giunta, agli indirizzi di governo e tende ovviamente anche al risparmio. Noi abbiamo deciso di snellire, asciugare il vertice della struttura, diminuendo gradualmente attraverso i pensionamenti la struttura dirigenziale. Siamo già scesi da 16 a 14, nel giro del 2010 scenderemo a 12, l'obiettivo è arrivare a 10 dirigenti e quindi è richiesto a tutti di lavorare ancora meglio in squadra e un po' di più. Partendo dalla considerazione che non può esserci alcun miglioramento se non si parte da una fotografia dell'esistente, il gruppo di lavoro ha iniziato ad ottobre una fase di ascolto della struttura e della giunta, per poi elaborare un piano di cambiamento, l'inizio di un percorso sperimentale e dunque soggetto a successivi aggiustamenti e sviluppi. Facciamo parte tutti della stessa squadra, per cui bisogna cercare di aumentare al massimo anche lo spirito di collaborazione tra le strutture. Questo in un'ottica sempre di semplificazione, quindi anche dei passaggi da una struttura all'altra e anche di soluzione più rapida e ottimale anche dei problemi organizzativi che magari di volta in volta si possono venire a trovare. Quindi se c'è uno spirito di collaborazione tra le strutture, magari ecco, per esempio non c'è bisogno di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, a incarichi esterni che sono oggetto sempre di polemiche, ma magari aiutandoci tra noi, tra i dipendenti, tra i dirigenti, la direzione generale, possiamo magari risolvere i problemi in maniera più rapida senza appesantire di costi l'amministrazione. È un po' questo, quindi una nuova cultura, cercheremo anche di migliorare la qualità perché lavoreremo molto anche sulla formazione dei dipendenti, quindi cercheremo di migliorare un po' la struttura organizzativa nell'interesse di tutti, soprattutto dell'utenza e del cittadino. Dopo aver focalizzato criticità, punti di forza e principali fattori di cambiamento, è stata delineata una bozza della struttura organizzativa, tenendo conto anche di due prerequisiti definiti dal vertice politico, l'esigenza di ridurre il numero dei dirigenti delle posizioni organizzative e di non sostituire i pensionamenti nell'arco dei prossimi 2 anni.